oggi non mi va molto di fare un intro divertente perché l'argomento di cui andremo a parlare è piuttosto serio e voglio con questo video sensibilizzare il più persone possibile ad un argomento appunto di spaventosa, spaventosissima attualità. Siamo oggi qua con Cartoon Joe a festeggiare insieme la giornata internazionale dell'orso polare, una di quelle specie che purtroppo al momento è in via d'estinzione per i grossi, grossissimi problemi di inquinamento e di conseguente sul riscaldamento globale, che stanno andando a sciogliere i ghiacci del loro habitat naturale. L'orso polare al momento è uno degli animali in lista rossa per il WWF per quanto riguarda l'estinzione della specie. Fanno fatica a riprodursi poiché non possono muoversi dato lo scioglimento dei ghiacci e di conseguenza non possono nutrirsi, cacciare come di loro abitudine da animali carnivori. Con questo video vorrei sensibilizzare in particolare le famiglie e i bambini con sei cartoni animati che hanno come argomento principale l'inquinamento e il pericolo dato dall'inquinamento. Partirei con un cartone che è pressoché sconosciuto ed è del 1992. Si tratta di Ferngully, Avventure di Zack e Krista, un cartone della Fox diretto da Bill Croyer. Questo cartone non risulta nella lista dei miei preferiti perché da piccola non mi piaceva particolarmente il disegno, per quanto della stessa casa io abbia amato altri cartoni animati. Come protagonista una fatina, appunto Krista, che vive in questa comunità di fatini in un bosco, che però è minacciato appunto dall'uomo che inquina con le sue ruspe e con le sue macchine e minaccia di distruggere appunto il bosco dove queste fatine abitano. Tra questi operai, diciamo, del cantiere c'è anche Zack che per una magia appunto di Krista viene trasformato e rimpicciolito a misura fatina e conosce appunto questa comunità al punto da rimanere sensibilizzato all'inquinamento di tale foresta. C'è una scena che mi ha sempre molto 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 inquietato, la canzone del cattivo. Il cattivo non è l'uomo in sé, ma la conseguenza dell'uomo, ed è molto chiara l'immagine che si ha dell'inquinamento in questo cartone, perché è raffigurato come un demone nero che brucia, annerisce qualunque cosa che gli tocchi, distrugge qualunque cosa, e penso che come immagine dell'inquinamento sia una delle più chiare di sempre. Il secondo cartone che vi vado a nominare è del 1995 di una casa a noi ben nota, ovvero la Walt Disney, Pocahontas, il mio o uno dei miei cartoni preferiti in assoluto, diretto da Mike Gabriel ed Eric Goldberg. Narra la leggenda di Pocahontas, o Sacagawea, che fu appunto la guida dei primi coloni inglesi in America. Come per periodo storico è adeguatissimo all'argomento dell'inquinamento e più che altro della distruzione ambientale. La canzone principale del cartone, ovvero I colori del vento, spiega come la distruzione e il voler arraffare sempre di più per quanto riguarda la natura da parte dell'uomo è una cosa assolutamente sbagliata. Ogni cosa deve fare il suo corso, la natura deve fare il suo corso in maniera spontanea e naturale, appunto, non per violazione da parte dell'uomo. Qua l'inquinamento in sé non viene nominato perché l'epoca storica avviene molto prima rispetto al periodo attuale nel quale l'inquinamento è all'ordine del giorno. Però si parla molto di distruzione da parte dell'uomo, si parla di cecità da parte dell'uomo per quanto riguarda la natura e quello che è necessario fare per essa. Al terzo posto abbiamo un cartone abbastanza conosciuto, ma non tra i più conosciuti, del 1997, ed è La principessa Mononoke dello studio Ghibli, diretto da Hayao Miyazaki. Miyazaki è un grande regista, secondo me ha creato dei cartoni veramente belli, anche se un po' forti forse per i bambini, e La principessa Mononoke non fa eccezione. Tutto il cartone ruota intorno al concetto di natura, natura che viene violata dalla popolazione delle macchine e delle armi da fuoco. Si percepisce che comunque le due popolazioni, quella della natura, degli spiriti animali e quella della città del ferro, che appunto risulta essere il nemico, comunque hanno entrambi una loro motivazione di vita. Nessuno dei due è cattivo, ma la città del ferro lavora per se stessa in maniera tale che danneggi la seconda, e di conseguenza si percepisce che la cosa peggiore non è tanto il fatto che queste due realtà convivano, ma il fatto che una delle due cerchi di sovrastare l'altra, e il cattivo del cartone in sé, come anche per gli altri che andiamo a nominare,
è appunto l'inquinamento stesso, quello che ne consegue dallo sfruttamento della natura. Il numero 4 è un cartone di cui abbiamo parlato di recente nell'ultima Books Review, proprio lunedì, La gabbianella e il gatto, film di Enzo Dalò del 1998. Ve ne ho già parlato abbastanza, non mi dilungherò oltre, sapete di cosa sto per parlare, altrimenti andatevelo a recuperare. Il cartone inizia con una scena davvero inquietante nel quale l'uomo inquina consapevolmente o inconsapevolmente i mari con il suo petrolio, e questo dà vita a questa storia molto toccante della gabbiana Kenga che rimane invischiata in questo petrolio e ne muore, lasciando però il suo uovo che era appunto la sua ragione di vita. Non ho molto da aggiungere rispetto a quello che ho già detto su questo cartone. Ricordo e ripeto che la scena del cartone nel quale Kenga rimane invischiata nel petrolio mi aveva inquietato veramente tantissimo, perciò l'ho voluto mettere in questa lista, anche se probabilmente ad alcuni risulterà ridondante e ripetitiva, perché è una maniera molto bella, anche se molto forte, per sensibilizzare i bambini sull'inquinamento dei mari. Il quinto cartone di cui vi parlo è un cartone animato della Pixar Animation uscito nel 2008 e si tratta di Wall-E, diretto da Andrew Stanton. Parla di questo robottino rimasto solo in un futuro della Terra, un futuro altamente probabile di questi tempi, un futuro arido nel quale tutto è stato distrutto e l'uomo è stato costretto a emigrare su un altro pianeta, o meglio su un satellite vagante. È rimasto solo Wall-E, che faceva parte di una serie di robottini destinati a ripulire il mondo appunto dall'inquinamento e dalla spazzatura rimasti. Wall-E ovviamente non sa che esiste un'altra realtà dove ci sono robot e tecnologie molto più avanzate di lui, e continua imperterrito a fare il suo lavoro e a vivere sulla Terra, dove il clima oramai è andato a scatafascio. Questo penso che tra tutti i cartoni che ho nominato sia il cartone che rende l'idea di questo futuro che ci stiamo purtroppo costruendo con le nostre mani in maniera impeccabile, è quello che ci apre gli occhi nella maniera più assurda e assoluta. Non piangere è impossibile davanti a Wall-E, perché è estremamente reale, estremamente reale, estremamente spaventoso da questo punto di vista. Il mondo di Wall-E è quello a cui stiamo andando incontro se non ci decidiamo a fare qualcosa. L'ultimo cartone che vi voglio nominare è un cartone abbastanza sconosciuto, tratto da un romanzo del dottor Seuss, Lorax, film uscito nel 2012 per la Universal Studios della Illumination, diretto da Chris Renaud. Parla del Lorax, che è un esserino di natura ambigua, non si sa bene di quale specie si tratti, che abita in questo mondo assolutamente incontaminato, dove l'uomo non è ancora riuscito a raggiungere la natura. Il Lorax ci tiene moltissimo al suo mondo, ma in questo mondo arriva un bambino che viene dalla Terra, che invece è assolutamente inquinata e appunto governata dalle tecnologie, dall'inquinamento, da una politica corrotta. E anche questo cartone ci dà un'idea molto molto chiara di quello a cui stiamo andando incontro, a cui potremmo andare incontro se non facciamo qualcosa. Il Lorax rappresenta la natura, il Lorax rappresenta la fiducia che la natura ripone in noi per essere salvaguardata. Chiude perfettamente il cerchio di questi 6 cartoni che ho deciso di nominare per sensibilizzare voi e i vostri bambini sull'argomento. In questa giornata internazionale dell'orso polare appunto ho voluto fare un omaggio all'animazione che si prodiga nella salvaguardia dell'ambiente. Qua sotto vi lascerò nell'info box qualche video utile per conoscere l'orso polare ed eventualmente fare una donazione al WWF per salvaguardare questa meravigliosa specie. Qua nell'info box trovate anche tutte le info utili per i miei social, potete contattarmi, commentarmi e sostenermi. Se vi è piaciuto questo video lasciate un mi piace, iscrivetevi, attivate le notifiche con la campanella qua sotto. Noi ci vediamo con il prossimo Cartoon Joe il prossimo mese, il secondo e quarto giovedì del mese. Con il prossimo video ci vediamo con la wrap up del 1° marzo. Un bacione e mi raccomando, fate i bravi con l'ambiente.